Bentornati. Allora, quella di oggi forse potrebbe essere la prima puntata di una nuova rubrica che vorrei dedicare a quei compositori meno noti, che comunque hanno avuto una funzione molto importante all'interno della musica e che a volte sono stati trascurati un po' dai direttori artistici nella scelta dei programmi delle stagioni concertistiche. Saranno quindi compositori che probabilmente un appassionato di musica classica già conosce o quantomeno ha sentito nominare. Probabilmente però l'uomo della strada ignora bellamente la loro esistenza e quindi perché non farci un video e raccontare un po' la loro storia? Quindi per cui non so se oltre al video di oggi ce ne saranno altri, dipenderà fondamentalmente dalla risposta che avrà questo video e da quello che mi scriverete nei commenti. Vedremo. Comunque sia. Il compositore di cui parliamo oggi è Johann Hummel, compositore della fine del Settecento, nato nel 1778 e morto nel 1837, che è una figura molto particolare di quel periodo. Hummel quindi è vissuto nel periodo classico a cavallo con il romanticismo, con l'avvento del romanticismo, corrente nella quale non sarà mai lui completamente coinvolto, e comunque è stato un musicista che ha avuto una grande influenza sui musicisti dell'epoca, e per ragioni musicali, ma anche extra musicali. Hummel era un virtuoso di pianoforte e come tutti i concertisti, sia dell'epoca che anche di oggi, ovviamente viveva viaggiando. La differenza rispetto a oggi è che non c'erano gli aerei e quindi fare un viaggio, che so, da Parigi a Roma o da Vienna a Londra, potevamo volerci parecchi, parecchi giorni. E nonostante questo lungo tempo passato sulle carrozze e su qualche nave, Hummel ha composto tantissima musica, tantissime composizioni, che hanno praticamente toccato tutto lo scibile dei generi di musica, quindi tanti concerti, opere liriche, musica da camera, quindi trii, quartetti, sonate per pianoforte, moltissimi pezzi di pianoforte. Ovviamente lui era pianista e quindi questo era, come dire, il suo core business, ma anche concerti solistici per altri strumenti. L'unico genere che stranamente vediamo mancare della sua produzione è la sinfonia, che in realtà a quei tempi andava abbastanza forte. Perché non ha mai scritto sinfonie? Non lo sappiamo, ma io mi sono fatto un'idea e ve la dico nel corso del video. In quanto grande solista e in quanto compositore molto apprezzato ai suoi tempi, Hummel conosce, e collabora con tutti i più grandi compositori dell'epoca. Pensiamo a Clementi, pensiamo a Salieri, a Haydn, che gli dedicherà anche una sonata. Ma oltre ai rapporti così di stima o lavorativi in certi casi, stringe rapporti personali molto forti con tre musicisti abbastanza in gamba ai tempi, e cioè un certo Mozart, un certo Beethoven, un certo Schubert. Allora, innanzitutto inquadriamo il periodo. Hummel è nato nel 1778, quindi ha 22 anni in meno di Mozart. Mozart lo scopre da bambino, perché il padre di Hummel, anche lui musicista, l'aveva installato fin dalla tenerissima età allo studio della musica e ne aveva fatto un bambino prodigio, comunque un bambino molto molto talentuoso. Mozart forse si rivede un po', perché anche lui aveva avuto lo stesso rapporto col padre, un rapporto di amore e odio, di grande rispetto, però anche di grande oppressione e di grande studio imposto, e prende Hummel sotto la sua ala protettrice. Lo conosce a 8 anni, comincia a dargli lezioni e pensate che succederà una cosa molto rara a quel tempo e abbastanza rara anche per Mozart, cioè che per ben 2 anni non solo lo ospiterà anche a casa sua, non solo dopo circa un anno di studio lo farà debuttare in una delle sue accademie, si chiamava un concerto fondamentalmente, ma non verrà mai pagato per le lezioni che gli dà. E questa cosa, che se oggi può sembrare, vabbè, tutto sommato un gesto sì di generosità, ma insomma alla fin fine niente di che, tenete presente che ai tempi non era così, perché ai tempi i compositori come vivevano, come guadagnavano, meglio ancora, non certo tramite i diritti d'autore, che non esistevano evidentemente, ma fondamentalmente tramite tre
fonti, avevano tre fonti principali di guadagno i compositori. Se avevano una nomina stabile a Kapellmeister da qualche parte, o come responsabile di un teatro o di un'orchestra, va bene, lì avevano, come dire, uno stipendio che prendevano regolarmente, e questo in questo senso dava al musicista una certa stabilità. La seconda fonte di entrate erano le accademie, come ho detto, i concerti banalmente, e poi c'erano le commissioni, per cui il classico mecenate o l'arciduca o chi per lui commissionava al compositore un pezzo, potesse essere una sinfonia, un quartetto, un qualunque pezzo avesse piacere di far scrivere, gli pagava una tantum, un premio partitura, lo chiameremmo oggi. Dopodiché quel pezzo, che avesse un'esecuzione o che ne avesse mille, non cambiava niente per il compositore. Il compositore non guadagnava più niente, quindi se la commissione che gli era stata data per la scrittura era stata buona, aveva guadagnato bene; se era stata scarsa, aveva guadagnato poco, indipendentemente dal successo o insuccesso che quel brano poi avrebbe avuto. Per cui queste sono le tre, come dire, fonti direttamente legate alla composizione. La più importante però, la fonte di denaro più importante per i compositori dell'epoca, erano le lezioni private, proprio dovute al fatto che la loro fama di compositori li faceva avere tanti allievi, mediamente insomma di famiglie alto borghesi o aristocratiche, che volevano che i loro figli, e le loro figlie in particolare, studiassero musica. Quindi, come dire, il compositore usava la propria fama, e quindi in questo senso un pezzo di successo gli era utile, non perché guadagnasse da quel pezzo, ripeto, i diritti d'autore non esistevano, ma perché il successo di un pezzo ne accresceva la fama e quindi accresceva il numero di studenti. E per uno come Mozart, perennemente indebitato e perennemente in cerca di soldi, anche perché aveva le mani decisamente bucate, rinunciare per 2 anni agli introiti di lezioni costanti come quelle che dava a Hummel, sicuramente è stata una rinuncia importante dal punto di vista economico, a riprova il fatto che il grande salisburghese evidentemente un qualcosa in questo bambino l'aveva visto di buono, e lui qualcosa ne capiva. Quindi questo è il rapporto con Mozart. Ebbe un rapporto anche di amicizia, anche se a volte costellata da forti litigi e forti incomprensioni fra i due, con Beethoven. Beethoven era del 70, Hummel del 78, sono conosciuti dal maestro di composizione di entrambi, e Hummel immediatamente percepisce la grandezza di quello studente. Percepisce immediatamente che quel ragazzo ha decisamente una marcia in più, probabilmente di lui, ma sicuramente anche di tutti i suoi contemporanei. E forse questa potrebbe essere la ragione per cui Hummel, pur avendo scritto tantissima musica, non ha mai scritto sinfonie. Perché forse mettersi a confronto con un genere nel quale Beethoven ha dato quello che sappiamo, Beethoven credo che sia stato il più grande sinfonista della storia, insomma, forse, come dire, il confronto sarebbe stato un po' impietoso, e quindi forse, è una mia teoria, non vi voglio dare una certezza assoluta, ma è una mia teoria, però a me sembra strano che Hummel abbia scritto tutti i tipi di musica tranne la sinfonia. Se c'è una ragione, probabilmente è questa. Terzo rapporto col terzo big, con Schubert, che lui conosce alla morte di Beethoven. Lui tra l'altro sarà uno dei pochissimi ad aver contatti con Beethoven negli ultimi tempi, quando insomma lui stava male, insomma, e si vedeva che mancava poco, ma stante appunto i suoi rapporti, anche se, ripeto, negli anni ha avuto anche dei litigi e delle incomprensioni, si erano distaccati, poi insomma in realtà però c'era un profondo affetto di fondo. A riprova di questo, Hummel fu uno di quelli che portò alla bara di Beethoven. In questa circostanza conosce anche Schubert, al quale lo lega immediatamente una forte amicizia, una forte empatia, diciamo così, tanto è vero che Schubert gli dedicherà 3 sonate per pianoforte. Però qui la storia è stata un po' ingiusta, perché, dato che queste 3 sonate per pianoforte sono state pubblicate dopo la morte sia di Hummel che di Schubert, l'editore di allora, Anton Diabelli, che era l'editore anche di Beethoven, e tra l'altro potrebbe essere un altro dei compositori di quel periodo di cui si potrebbe parlare in un successivo video, Diabelli, dicevo, decise di non dedicare le 3 sonate di Schubert a Hummel, ma preferì dedicarle a Schumann, che era ancora vivo e in attività, come dire, forse fu una sorta di captazio e benevolenza, ma insomma, comunque sia,
le sonate risultano ufficialmente dedicate a Schumann e solo in tempi recenti i musicologi hanno appunto appurato questa situazione, per cui adesso qualche edizione riporta ancora la dedica originaria a Hummel. Come dicevo, nelle fonti di guadagno di un compositore c'è una nomina a un teatro o a un'istituzione che quasi sempre era gestita e finanziata da una famiglia aristocratica o comunque da una famiglia benestante. In questo caso lui viene nominato direttore del teatro degli Esterasi, nei quali Haydn aveva lavorato per tanti anni. Rimarrà ben 7 anni al servizio degli Esterasi, in realtà con scarsi risultati, perché lui in realtà era sempre in giro per i suoi concerti, per cui, come dire, il lavoro e l'apporto che diede al teatro di questa importante famiglia fu abbastanza trascurabile, e infatti dopo qualche anno fu licenziato per, come dire, mancanza di presenza e mancanza di adempimento dei suoi doveri professionali nei confronti del teatro di famiglia. Oltre che come compositore, Hummel è un grandissimo virtuoso di pianoforte e di conseguenza è anche un grande insegnante di pianoforte. Non per niente Carl Czerny, forse il più importante didatta e uno dei più importanti pianisti di quegli anni, sarà un suo allievo. E anche Liszt, il più grande sicuramente compositore pianista dell'epoca e uno dei più grandi in assoluto della storia, avrebbe dovuto andare a lezione da Hummel, ma apparentemente le lezioni erano troppo care, perché appunto lui era un insegnante molto ricercato e molto richiesto, e quindi Liszt deciderà di prendere lezioni da un insegnante meno costoso. Anche Chopin amava tantissimo Hummel e suonava spesso i suoi concerti, e se voi guardate il concerto in mi minore di Chopin deve molto al pianismo e allo stile compositivo di Hummel. Poi sappiamo, insomma, che in Chopin, come dire, la parte artistica più rilevante non sono i concerti, ma sono gli studi, i preludi, i notturni, insomma tutte i valzer, le mazurche, insomma tutta la parte di pianismo solo, diciamo così. Quindi i due concerti di Chopin vengono ancora molto eseguiti, però insomma non sono sicuramente l'apice della sua creatività. Però questa è dimostrazione di quanto un grande compositore come Chopin apprezzasse un compositore come Hummel, il cui stile compositivo era fortemente centrato sul classicismo, quindi su quell'evoluzione dello stile prima di Haydn e poi di Mozart, anche se ci saranno una serie di brani, soprattutto per pianoforte solo, in cui, come dire, la forma comincerà a stargli un po' stretta, come per esempio nella sonata opera 81, insomma. Quindi ci saranno dei pezzi di pianoforte in cui Hummel espanderà di più, perché voi lo sapete, il classicismo aveva nella forma uno dei propri pilastri, insomma se uscivi dalla forma uscivi dal classicismo, ecco, insomma. Per cui in questo senso Hummel è sicuramente un importante esponente del classicismo, ma ogni tanto, come dire, ha preso delle deviazioni di percorso che però non l'hanno mai fatto entrare a pieno diritto nel romanticismo, e forse in questo senso poi la sua opera è apparsa non di scarso valore, ma quantomeno non abbastanza al passo con i tempi. Se vogliamo, però, lui è il link perfetto tra classicismo e romanticismo, però colleghiamo il classicismo alla sua parte compositiva e il romanticismo alla sua parte pianistica, perché, ripeto, dal punto di vista pianistico fu un grande virtuoso che portò delle importanti innovazioni tecniche nel pianoforte, non rivoluzionari come fece Liszt qualche anno dopo, però decisamente importanti, e comunque la difficoltà dei suoi pezzi, insomma, è riscontrabile da chiunque ascolti o provi a suonare un suo pezzo. Altra cosa che ha in comune con Liszt era la sua incredibile capacità di improvvisare. Voi probabilmente lo sapete, Liszt spesso nei concerti faceva scrivere al pubblico il titolo di un'aria o di un pezzo famoso e poi estraeva, tipo pesca di beneficenza, estraeva, leggeva e improvvisava con grande perizia, non solo tecnica ma anche proprio compositiva, con grande fantasia su quella
su quel tema dato dal pubblico. La stessa cosa faceva in maniera egregia anche Hummel, che in questo senso aveva comunque una capacità immediata di ascolto e di rielaborazione immediata di un brano. Hummel però, quindi, come detto, ha avuto una sua funzione molto importante dal punto di vista compositivo e dal punto di vista pianistico, ma Hummel è importantissimo anche per una ragione extra musicale, e la ragione è il fatto che lui è stato, se non il primo compositore, uno dei primissimi a richiedere la proprietà intellettuale delle cose che scriveva. Cioè, sembra strano, ma la pirateria non c'è solo ai giorni nostri, coi pezzotti per vedere Netflix senza pagare, o quando non c'erano le piattaforme di streaming, coi DVD piratati che si trovavano sulle bancarelle e cose del genere. La pirateria c'è sempre stata, e c'era anche ai tempi di Hummel e di Beethoven. Cioè, cosa succedeva praticamente? Come funzionava? Qual era praticamente il flusso del lavoro? L'editore commissionava al compositore una determinata composizione, oppure, se il compositore l'aveva già scritta, gli pagava quella composizione e la stampava. E ovviamente l'editore più copie vendeva di quel brano e più guadagnava, evidentemente. Raramente il compositore aveva poi delle royalties, cioè una percentuale sulle vendite. Nella maggior parte dei casi era solo un era un maledetti subito. In questo senso tanti editori, come dire, un po' scaltri e decisamente non molto corretti, cosa facevano? Piratavano, cioè prendevano una copia di una composizione e la stampavano anche loro. Sapete, i tempi non è che era facile scoprire se nel paesino della Boemia un editore aveva preso un tuo pezzo e lo stava facendo eseguire senza darti neanche il becco di un quattrino. Per cui ovviamente, insomma, però questa cosa evidentemente era un danno per il compositore, ma anche per l'editore, perché ovviamente erano tutte copie meno che vendeva l'editore, diciamo così, originale. Quindi la pirateria, come dire, danneggiava sia il compositore che l'editore. In più, questi spartiti, essendo spesso fatti in velocità e, insomma, e senza troppa attenzione, erano anche pieni di errori, e questa cosa Hummel veramente la detestava. Infatti, con tutti i suoi editori, con Peters in particolare, c'era sempre un rapporto abbastanza vivace, perché Hummel pretendeva l'assoluta precisione della musica che scriveva. Per cui se Peters gli stampava una cosa, una composizione, lui la guardava e scopriva degli errori, lui voleva che qualcosa fosse ristampata con le note giuste. Cosa che potrebbe sembrarvi scontata e legittima, ma non è come oggi che i software di notazione musicale, se un sol diventa un la, lo cambiamo in un secondo, lo pdfiamo e lo stampiamo. Insomma, ai tempi era un pochettino più complicato e ovviamente anche molto più costoso. Quindi Hummel è il primo che si inventa una sorta di sindacato dei compositori, spalleggiato anche da quegli editori, diciamo così, onesti, gli editori ufficiali, che pagavano per poter pubblicare. Per cui questo progetto in realtà vide un suo grosso impegno, si fece come dire promotore attraverso tutti i suoi colleghi di questa sorta di sindacato, che vedrà la luce in realtà in maniera un po' più concreta poco dopo la sua morte, però insomma nacque su sua iniziativa e su sua spinta sicuramente. Ma fece di più, addirittura fu il primo a pensare a una sorta di fondo pensione per i musicisti. Ovviamente i musicisti ai tempi non avevano pensione, a meno che non avessero qualche mecenate che decideva di dare, come dire, una rendita mensile o annuale così per stima, ma ovviamente non avevano una pensione. Per cui Hummel fu il primo che fece una serie di concerti, anche qui sensibilizzando i suoi colleghi e ovviamente, insomma, le persone facoltose, dei concerti, diciamo così, per beneficenza, dei concerti in cui lui non era pagato, ma che servivano da raccolta fondi per creare questo fondo pensione per i musicisti avanti con l'età e non più in grado di lavorare, soprattutto. Ultima, ma non ultima, pensate che Hummel fu praticamente il primo a pensare che la pretesa della proprietà intellettuale di ciò che si scriveva dovesse ovviamente avere come naturale conseguenza la nascita di una società di collecting, la chiamerebbe oggi, come la SIAE, per capirci, o la SACEM in Francia, insomma, quindi una società che
raccogliesse i diritti d'autore del compositore. Pensate che Hummel muore nel 1837 e la SIAE in Italia nascerà nel 1882, quindi diversi decenni dopo. Eppure questa cosa in nuce era già presente nelle intenzioni di Hummel. Per cui spero che questo video vi abbia un po' stimolato ad approfondire un po' la musica e le composizioni di questo compositore. Nel frattempo sotto avete ascoltato un suo concerto per pianoforte, trovate tantissimo suo materiale sia su YouTube sia su Spotify, sono sulle varie piattaforme di streaming. Io vi incoraggio davvero a approfondire la musica di questo bravissimo, sentirete veramente musica di primissimo livello. Forse potrà essere mancato il genio di Beethoven, va bene, ma insomma di Beethoven ce n'è stato uno, ma ciò non toglie che assolutamente la sua musica merita l'ascolto. Io ringrazio Davide per la realizzazione di questo video, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale. Vi siete iscritti al canale? Iscrivetevi al canale. Di più, se avete piacere potete perfino abbonarvi, dato che ormai da qualche tempo è possibile abbonarsi mensilmente e avere dei contenuti extra. E noi ci vediamo al prossimo video, non mancate.